Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi sono qua con una location super natalizia per... mi sono applicata anche un bel fiocco, fiocco di pacchetto regalo in testa, vabbè. Oggi sono qua per filmarvi l'ultimo video di questo 2020, che per quanto mi riguarda è stato... ricco. Perché comunque mi ha portato una delle cose più belle della mia vita, quindi non posso odiarlo del tutto, anzi, ma niente, ci tenevo a salutarvi, a farvi gli auguri di Buon Natale prima, insomma, prima dell'inizio vero e proprio delle feste, e dato che non volevo fare semplicemente un video per ringraziarvi e per augurarvi buone feste, ho pensato di mettere insieme qualche articolo che abbiamo acquistato per uso personale, ecco, io e Nello, e magari poteva essere un'idea carina come ultimo video da mettere sul canale, insomma, prima delle feste. Magari potete trovare qualche idea carina per dei regali last minute. E niente, ho deciso quest'anno di fare una cosa un po' diversa, ve ne ho parlato un po' nei video passati, ovvero di fare pochissimi vlogmas, di fare pochissimi video, di interrompere un po' il tutto perché è il primo anno che mi ritrovo a gestire non solo due bambini, ma anche una pandemia che ci ha colpito duramente per quanto riguarda il lavoro di mio marito e anche... insomma, un aspetto lavorativo diverso rispetto a quello a cui ero abituata negli anni passati, parlo personalmente. Quindi ho visto poi che c'erano così tanti video qua su YouTube, vedevo che proprio voi lo so che siete affezionati, che mi vedete volentieri, però ci sono veramente tantissimi video e quindi io sono molto stanca, mi sento che non sto dando il 100%, non mi sento lucida. Se si può dire, non è che sono, dice vabbè, che ti fai la birretta prima di partire, no, non in questo senso, questo è Cristiano che sta ridendo con Nello, ma penso che sia giusto anche capire quando è il momento di fermarsi, che poi fermarsi vuol dire fermarsi, che ne so, una settimana, 10 giorni, 2 settimane, però per me che sono abituata, mi piace fare video con costanza, sapete che non ho mai fatto lunghi periodi di assenza, perché... sia nel bene che nel male, sia nei periodi insomma più belli e meno belli, YouTube mi ha sempre aiutato tanto, però sento che ho bisogno di staccare per tornare ancora più carica con contenuti sempre migliori. Ho bisogno di rimettere insieme tanti pezzi. È stato un anno in cui ho lavorato moltissimo su me stessa. Ogni anno cerco di fare dei passettini in avanti. Più che stare a guardare gli altri, guardo molto me stessa, come migliorarmi. Spero solo che possiamo tornare a fare una vita normale quanto più presto possibile, perché specie in dei momenti è stata molto dura. Sicuramente poter parlare con voi qua, sia qua che su Instagram, mi ha aiutato tanto, perché comunque non posso che essere felice della community, della nostra community, e niente, penso che vorrei dire tante cose, però spero solo di tornare a gennaio con ancora più bei video e interessanti, non che quelli di quest'anno non lo fossero, degli anni passati, però penso che ci sia sempre margine di miglioramento. Parlo sia a livello personale che tecnico, che sotto tanti punti di vista, e non sono una persona che si accontenta, e non perché voglio sempre di più, nel senso che non mi basta mai quello che ho, anzi, penso che il segreto sia proprio di essere felici di quello che abbiamo, e io sono molto grata ogni giorno della mia vita per quello che ho, però nel senso non è che non mi accontento, ma voglio cercare appunto sempre di essere la versione migliore di me.
E niente, poi di questo poi ne parleremo nel corso dei mesi a venire. Passiamo a cose un po' più frivole, vi faccio vedere qualche ideuzza. Parto subito dai maschietti, perché intanto mi avete chiesto Ale che cosa regalare al marito, fidanzato, eccetera, eccetera. Io vi posso far vedere due regalini che ha ricevuto Nello. Uno è un pensierino da parte mia che gli avevo fatto tempo fa perché mi ero incuriosita per quanto riguarda la rasatura, e l'altro per quanto riguarda la rasatura dei capelli, un regalo che aveva ricevuto da mia mamma qualche mese fa per il compleanno. Allora, non ho la scatola di questo, io non lo conoscevo prima di qualche tempo fa, e si tratta del rasoio di sicurezza, questo qua di Wilkinson, e so che esiste anche da femmina, è un, vorrei evitare di tagliarmi, comunque è un rasoio particolare, non costa tantissimo, ecco, e Nello ci si sta trovando molto bene per fare il pelo. Sul contropelo ha un attimino di difficoltà le prime volte, perché dipende poi come hanno la barba, come non hanno la barba, però se leggete le recensioni ne parlano tutti molto bene. Magari può essere un'idea regalo per qualche appassionato che magari è abituato a, non so, a determinati tipi di lametta, come a noi magari femmine piace provare, cioè vabbè, a me come marchio rossetto piace, ora dico due cose così a caso, Kiko e Dior, vabbè ti faccio provare, che ne so, boh, Chanel e Catrice, faccio per dire due cose a caso, quindi potrebbe essere un'idea molto carina. È un rasoio che ha le lame che si cambiano e si chiama rasoio di sicurezza. Poi questo rasoio per i capelli, perché Nello ha i capelli tanti, lunghi, non se li ha fatti crescere solo una volta in 11 anni e mezzo che lo conosco, perché lo avevo tipo pregato in ginocchio ormai tanti tanti anni fa, sì, e perché lui si trova comodissimo a rasarseli, e questo, con questo ci si sta trovando davvero bene. Non solo ci si trova bene, ma è anche molto molto bellino. Vi do qualche informazione, poi comunque col link trovate tutte le informazioni. Fino a 180 minuti di funzionamento ininterrotto, antiruggine, alta precisione, lami cromate, leva zigrinata, regola la forma e la consistenza senza necessità di cambiare lama, leggero e senza cavi soprattutto. Ora lo apro e ve lo faccio vedere come si presenta. Così, queste sono tutte le cosine, tutti gli accessori che sono al suo interno, e questo è il rasoio. Poi, per quanto riguarda noi femminucce, vi faccio vedere un regalo che mi aveva fatto Nello durante il lockdown scorso. Il mio compleanno 2 aprile sono nata, è capitato proprio in pieno lockdown, e mi ha preso la GHD Glide. Avevo fatto anche un video sul canale, non era venuto come volevo perché non si vedeva secondo me bene l'effetto dello strumento. Avevo un po' di pressing da qualcuno perché dai Ale fai il video, fai il video, fai il video. Io volevo aspettare perché secondo me veniva un video un po' più completo, perché più la sto usando e più la sto capendo. Comunque fondamentalmente io continuo a trovarmici da Dio con questa per quando voglio fare il liscio spaghetto velocemente, tipo perché io tanti capelli, e questa agevola assolutamente, è super pratica e comoda, e sono super felice di questo regalo, la GHD Glide appunto. E poi magari da abbinare o a un phon o a una piastra del genere, ecco, io insieme gli avevo chiesto di provare anche la spazzola Thermix. C'è qualche capello, scusate, io li tolgo tutti, però qualcuno può darsi che rimanga. Questa qua è la mia, vi lascio scritto per bene la dimensione della mia, e le spazzole Thermix appunto hanno anche il cosino in fondo che serve per dividere le ciocche. E niente, secondo me le Thermix sono le spazzole migliori per lisciare i capelli, perché sono, essendo in ceramica, vedo proprio la differenza, il capello rimane non crespo, più lucido, si maneggiano molto bene, non sono né troppo pesanti, perché a volte le tenete così che talmente tanto pesante la parte qua sopra che
sono maneggevoli, sono veramente spazzole ottime e non costano neanche tantissimo, anche perché voglio dire, non è che sono spazzole usa e getta, cioè una spazzola dura anche anni, 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 anni. E io queste le uso per farmi i capelli lisci, questa è la mia dimensione preferita, insomma, per lisciarli. Ne abbiamo regalati due nel corso degli anni. Abbiamo preso delle idee regalo, questo ovviamente è un prezzo, queste cose hanno un prezzo diverso, però si sa mai, magari una mamma, una sorella, una suocera, uno mette insieme i soldini, eccetera, eccetera. Secondo me il Parlux è sempre un ottimo investimento per quanto riguarda il phon, perché costa, però non costa mai quanto un phon della GHD. In realtà quelli che abbiamo regalato noi non sono gli Alion, che sono anche molto carini a livello estetico e anche funzionali. Tra l'altro il nuovo, se dovete prendere il diffusore per una riccia, prendete questo qua nuovo, ovviamente, non quello vecchio. Io le ho tutte e due, quell'altro lo uso per Mattia e questo lo uso per me. E questo è il Magic Sense. Abbiamo regalato gli Advance Light, quindi i due che vi consiglio sono, perché l'ho provato anche io l'Advance Light, sono appunto l'Advance Light e Alion, e vi lascio il link di entrambi qua sotto, ci sono in tantissimi colori, sono, insomma, noi abbiamo preso uno bianco e uno oro, io poi mi ero comprata questo, insomma, chi più ne ha più ne metta. Poi, come magari pensierini, regali, cioè pensierini che poi insomma sono smalti che costicchiano, però se avete qualche amica o mamma che non riesce a farsi le unghie troppo velocemente, vi consiglio questa combo di smalti di Essie. Questo è il top coat. Meraviglioso, fanno effetto tipo semipermanente, infatti il top coat, questo qua di Essie, lo uso con tutto e questo è uno dei miei smalti preferiti, come potete vedere, e l'ho praticamente terminato ed è il Fairy Tailor. È un colore facile da mettere e facile da asciugare e nel caso si sbecca un attimino, essendo un colore così chiaro, tenue, non si nota così tanto come con un rosso, no? È un passepartout, io lo adoro e renderete, se non, 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 insomma, se uno non si fa le unghie dall'estetista col semipermanente vero e proprio, questa è un'ottima combo e la farete felice perché lo smalto si asciugherà in un nanosecondo e la manicure durerà una settimana intera. Ve lo dico sempre, garantito 100% da me, che io se non avessi scoperto questo top coat, che se non mi sbaglio l'ho, penso che me l'aveva consigliato proprio la Simo, ma si parla di 3 o 4 anni fa, vero amor? Oh, dammi conferma. Se non mi sbaglio l'aveva trovato lei a un outlet tipo di L'Oreal. Io poi l'avevo presa all'outlet di L'Oreal. Di solito è sempre lei che scova i top coat che si asciugano in fretta. E di solito sì, se non mi sbaglio, anche quello di Bella Oggi. Che reminiscenze, cosa proprio di 6 anni fa. Poi, ora, dice a chi posso regalare una cosa del genere? Cioè, magari può risultare un regalo un po' troppo, come dire, invasivo, ma il Kakebo potrebbe essere un'idea regalo simpatica, ma soprattutto utile, magari per qualche amico con cui potete avere confidenza, e insomma vi sentite a vostro agio nel regalare un'agenda del genere, perché questa è l'agenda dei conti di casa per risparmiare e gestire le tue spese senza stress. Io ho preso quella dell'edizione Demetra, che è la classica. Ci sono anche altre versioni, anche più meno impattanti. Io l'ho voluta fortemente rossa, nonostante sapete che io non amo il colore rosso per l'abbigliamento e men che meno per oggettistica, ma l'ho voluta proprio rossa, non perché devo odiarla, anzi perché deve essere impattante quando entro nello studio o la terrò in cucina, non lo so, penso nello studio, proprio perché devo usarla e quindi mi deve colpire una volta che entro nello studio, la devo vedere, la devo trovare, la devo usare, ed è appunto l'agenda, non so se l'ho letto, dei conti di casa per risparmiare e gestire le tue spese senza stress. Noi la inizieremo da gennaio. Quindi questa viene 10 euro, un pensierino, però può essere un'idea carina.
vi ripeto, c'è anche con altre tonalità più neutre. Io l'ho voluta rossa, anche se mi piacevano di più altre cose, proprio perché ho puntato su, conoscendomi, io compro le agende e le accantono, compro le cose e non ci scrivo, non ci faccio. C'è solo una tipologia di agenda che è stata vitale per il lavoro, tutta la parte di lavoro, principalmente 90% lavoro Instagram. Però senza quella sarei impazzita ed è la visione a caselle mensile dove io ogni giorno so che cosa devo fare il giorno prima, per il giorno dopo vado a riguardare quali lavori devo fare, consegnare, revisionare, eccetera, eccetera. In generale però io non sono brava ad essere costante in queste cose, quindi sicuramente anche questo sarà un grosso lavoro che dovrò fare, voglio fare su me stessa. E infine vi faccio vedere una cosa super natalizia, penso di avervi fatto vedere tutto, vi ripeto, di cose ce ne sono 2000, ho portato solo quelle che, non so, mi sembravano un po' più carine come idea regalo. Poi se mi metto a guardare Instagram, sì, Instagram, se ci si mette a guardare online, c'è il mondo. Prima dei saluti metterò questa parte di video che mi stavo dimenticando di fare. Quindi dopo vi saluterò, ma mi è venuto in mente che non vi ho detto di un'altra idea regalo che è la slow cooker. Idea regalo secondo me fantastica, assicuratevi che la persona la possa avere una posizione, insomma, possa avere lo spazio dove posizionarla perché è ingombrante. Noi lo sapevamo, infatti non l'abbiamo presa fino ad adesso, ma siccome cambieremo il salotto a breve. Cioè, ben presto avrà una sua collocazione, ecco. E ecco, questo è Cristiano che sta lanciando cose di sotto, perché appunto c'è Cristiano qua vicino a me. E noi abbiamo scelto la slow cooker Electrolux, che tra l'altro l'abbiamo presa col 40% di sconto durante il Black Friday. È una delle best 3 or 5, insomma, di slow cooker 2020, ci eravamo informati tantissimo, sono 3 anni che monitoro un po' il tutto, io che leggevo, mi informavo, volevo capire se era un acquisto intelligente oppure uno di quegli acquisti che uno si fa prendere dalla cosa di dire sì, dai, e poi alla fine uno insomma, poi se ne pente, ecco. Noi per adesso ci abbiamo fatto solo la genovese, ma io prossimamente ci farò tante altre preparazioni che, insomma, voglio farci e poi vi terrò sicuramente aggiornati. Comunque quella è un'ottima idea regalo e niente. Stavo spengendo, anzi avevo spento e ho detto ecco che cosa mi mancava, perché ovviamente non è che me la sono portata qua così da farvela vedere, perché come faccio? Cioè, è enorme. Ma te non dovevi dormire? E poi potete comprare un bambino con questo link. Tu dovevi dormire. Chi c'è qua? Papà deve andare via, quindi vi finisco di far vedere. Ok. Vi faccio vedere questo set di piatti che è andato letteralmente a ruba. Cioè, l'avete fatti fuori tutti. È bellissimo, lo trovo super elegante e sarà il nostro servizio di piatti da ora in avanti per le feste di Natale. In realtà l'altro giorno è stato l'onomastico di Nello, ho deciso di mangiarci qua la fetta di tiramisù e nel piatto, questi sono i piatti frutta, questo è il piatto piano. Niente, anche se era il 14 di dicembre me ne sono fregata e li ho messi in uso perché se non li uso a dicembre non li uso più. Infatti li vorrei proprio utilizzare per tutto il mese di dicembre e non solo per tipo, che ne so, le 2 domeniche d'avvento prima del Natale o Natale, Vigilia e Santo Stefano, ecco. Mi piacerebbe sfruttarli proprio a base quotidiana per il periodo di Natale, magari ci devo pensare un po' prima, però sono pratici perché comunque vanno in lavastoviglie tranquillamente, quindi non c'è da fare particolare attenzione e niente, li avete seccati, li avete fatti fuori tutti, addirittura Amazon a un certo punto era impazzito, li aveva messi a più del doppio del prezzo che li ho pagati io, questi ovviamente da gennaio li metteremo in garage perché non ho spazio in casa per avere servizi di piatti, cose, affari. Cioè, mi piacciono tante cose, ma serve spazio per queste cose e sinceramente non ne ho e va bene così, insomma. E quindi quello sarà il nostro servizio di piatti natalizio. Io e Cristiano vi salutiamo che lui è preso dal phon.
Lo vedevo che lo puntavi perché è bello colorato, eh? Dovrà passare un po' di mesi prima che hai bisogno, prima che avrai bisogno del phone, eh? E niente ragazzi, io vi saluto, grazie come sempre sia per aver visto questo video che per essere stati tutta l'annata in mia nostra compagnia. Spero di ritrovarvi tutti e anche di più nell'anno nuovo. Io vi auguro buone feste, anche se saranno delle feste sicuramente particolari, però ciò non toglie che non possano essere vissute in maniera bella lo stesso. E niente, vi auguro buone feste, buon Natale e vediamo se riesco a farvi un saluto prima della fine dell'anno, vediamo. E intanto ora vado un attimino in pausa, se volete rimanere un po' con me sicuramente mi troverete un po' più presente, anche se rallenterò un po' anche lì, ma su Instagram sono sicura che mi troverete, se riesco farò magari anche qualche diretta lì. Per adesso su YouTube è tutto, io vi mando un bacio grande, vi lascio al prossimo video e o anno. Ciao!